Bentornati nella cucina della redazione di Cook. Oggi facciamo insieme una ricetta estiva che è un crumble di frutta. Vediamo gli ingredienti che servono. Per il crumble, farina, farina di mandorle, zucchero di canna, burro freddo, sale, scorza di lime. Per la torta, farina 00, zucchero, burro ammorbidito, uova, lievito in polvere per dolci, estratto di vaniglia, sale, pesche, albicocche, mirtilli, ribes, burro, QB. Allora, prendiamo una pesca e un'albicocca. Io le ho già lavate e fatte asciugare, così adesso sono pronte per essere tagliate. Tagliamo a metà e poi a fettine. Tagliamo anche l'albicocca, sempre a fettine. La frutta tagliata la mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo un po' di frutta di bosco, quindi mirtilli e un po' di ribes che togliamo dal raspo. Una volta che abbiamo unito tutta la frutta, aggiungiamo il succo di limone. Una spruzzatina bella abbondante e mescoliamo un po'. Adesso la frutta la mettiamo da parte, anche in frigo se volete, così macera un po', e ci occupiamo della base della torta. Nel frattempo facciamo la base della nostra crumb cake, quindi planetaria. Prendiamo un po' di burro a temperatura ambiente, quindi deve essersi ammorbidito, lo mettiamo dentro. Poi zucchero e la facciamo andare. Perfetto, il composto deve essere un po' spumoso, eccolo qua, così va benissimo. E adesso aggiungiamo gli altri ingredienti, che sono le uova. Ce ne vogliono 3 più un tuorlo. Adesso le rompiamo. Io le rompo in una ciotola e poi le verso. Una alla volta le devo versare. Davvero? Ma mi ero fatta tutta la mia terrina di uova. Allora, potete romperne una alla volta direttamente qui e quindi incorporarle lentamente, oppure come ho fatto io, tutte e 3 insieme. E adesso aggiungiamo il tuorlo. Ci rimane in mano solo il tuorlo e lo mettiamo dentro. La facciamo andare di nuovo potenza media. Adesso aggiungiamo la farina. Poi aggiungiamo un pizzico di sale, così, un po' di vanillina e lievito, naturalmente. Ok, e riavviamo la planetaria per ottenere un composto omogeneo. Di nuovo potenza altina. Allora, tiriamo giù l'impasto che è rimasto attaccato al gancio, ok, e versiamo il nostro impasto nella teglia che è già imburrata. Ok, adesso livelliamo il nostro composto che sarà la base della nostra crumb cake. Adesso aggiungiamo la frutta alla base. Eccola qui, guardate che bella, veramente estiva, stagionale. Adesso facciamo il crumble da spargere poi sopra e da cuocere. Allora, in una ciotola prendiamo il burro che deve essere un po' freddo, quindi lasciatelo in frigo e tiratelo fuori al momento debito. Poi aggiungiamo lo zucchero di canna, poi la farina di mandorle e la farina 00. E adesso è facilissimo, con le mani andiamo ad amalgamare e a rompere un po' il burro in modo da fare i classici grumi del crumble, che proprio deve essere così bricioloso. Neologismo, però va bene. Bricioloso, un po' come petaloso. Vorrei finire sulla Treccani, ma non succederà. Ecco qui il nostro crumble bello sbricioloso, l'abbiamo lavorato un po' con le mani, come avete visto. Adesso lo mettiamo sulla nostra teglia e poi inforniamo. Deve andare a coprire tutta la frutta. Allora, il nostro dolce deve cuocere per un'ora a 180 gradi, forno statico. Ecco qui il nostro crumb cake. Come vedete, il colore bruno significa che è pronto. Adesso potete tagliarlo e condividerlo con i vostri amici. Buon appetito!
Mm-hmm.